Il libro delle profezie. Che nuvole basse e minacciose ci sono oggi. È pomeriggio e sembra quasi notte. Speriamo che non piova. Doraemon, esci con questo tempo. Voglio andare a fare un giretto. Sarà meglio che mi sbrighi, però. Ciao, ciao, ci vediamo dopo, una amica. Scusa l'attesa. Miau! Ti ho portato il tuo cibo preferito, sei contenta? Miau! Avevo tanta fretta perché dovevo incontrare Tama. Caspita, che cielo cupo e minaccioso c'è oggi. Che libro è questo? Non l'ho mai visto, sarà di Doraemon. Beh, diamogli un'occhiata. Non c'è neanche una figura, che noia. Magari è un diario. Delusione nelle carte, è impossibile sfuggire al proprio destino. Tristezza e mancanza di doni. Ta scompare nel nascondiglio. Ogni pagina è piena di queste frasi deliranti, ma che cos'è? I cieli cupi fanno adirare la donna. In questo giorno la sfera cesserà di esistere. Quanta tristezza. Sì, finisce così. Quella che vi ho letto era l'ultima pagina. Il resto del libro è completamente vuoto. Forse è un libro che raccoglie le stranezze che la gente dice mentre dorme. O forse è uno di quei libri che sono scritti tutti in codice. No, per me vi sbagliate. Questo non è il genere di libro che leggerebbe Doraemon. E tu come fai a dirlo? Una volta credo di aver letto un libro che era molto simile a questo. E mi ricordo che mi ha messo addosso una paura gigantesca. Me lo sono sognato per dei mesi. Cosa? Davvero? Come si chiamava? Non mi ricordo. Ce l'ho sulla punta della lingua, ma non me lo ricordo. Che rabbia! Uffa, ma perché sono io ci ho detto quelle cose? Mi sono venuti i brividi. Inutile spremersi le meningi. Lo chiederò a Doraemon quando torna. Ciao, sono a casa. Mamma, hai già acceso la luce a quest'ora? Sì, sono appena le 3, ma oggi è così buio. Eh sì, è strano. Come diceva il libro, i cieli cupi fanno adirare la donna. In questo giorno la sfera cesserà di esistere. Nobita! Fammi entrare! Mi sono ricordato tutto! Nostra che? Le profezie di Nostradamus, ne sono certo! Ma scusa, chi è questo nostro Adamo? Uno scrittore italiano? Che cosa, non lo conosci? Eppure è famosissimo, Nobita. È un tizio che ha scritto un libro di profezie 400 anni fa. Un libro di profezie? Esatto! Ha scritto molte cose che a prima vista non hanno alcun senso, a meno che non vengano confrontate con la storia. Infatti ha previsto con una precisione impressionante moltissimi fatti, come guerre e catastrofi naturali. Come? Ha descritto terremoti che hanno scosso i continenti, eruzioni di vulcani, guerre mondiali. E poi, tra le altre cose, ha previsto che la fine del mondo avrebbe avuto luogo al termine del XX secolo. Che cosa, la fine del mondo, hai detto? Quindi tu vuoi dire che anche questo potrebbe essere un libro di profezie? Ma figurati, dai, Suneo, non essere ridicolo. Qui non c'è niente da ridere, ci trullo. Su, apri una pagina del libro a caso e leggi, resterai stupito. Vediamo pagina 39. Il gorilla ruba alla volpe un uccellino meccanico.
Questa è una raccolta di ritagli di giornale che ha messo insieme mio padre. Vediamo un po'. Pagina 39, cioè il 39esimo giorno dall'inizio dell'anno. Ecco! 8 febbraio. Pazzesco! Quel giorno c'è stato il dirottamento di un aereo. Guarda, il dirottatore ha una faccia da gorilla, mentre il pilota assomiglia a una volpe. E l'uccellino meccanico non può essere che l'aeroplano. Cosa? Facciamo un altro controllo. 12 marzo, nel cuore della notte, l'autista di un pullman si è addormentato al volante e il mezzo è finito in un lago. Forza, controlla che cosa dice il libro a pagina 71. Sì, vediamo. Pagina 71, eccola. Ta, apre la porta e tra i flutti lei affonda. Cosa ti dicevo? L'aveva previsto? Oh sì, hai ragione. Facciamo così, vediamo quello che aveva previsto per oggi. Pagina 90. I cieli cupi fanno adirare la donna. In questo giorno la sfera cesserà di esistere. Quanta tristezza. I cieli cupi fanno adirare la donna. In questo giorno la sfera cesserà di esistere. Quanta tristezza. I cieli cupi fanno adirare la donna. In questo giorno la sfera cesserà di esistere. Quanta tristezza. Ma secondo te la sfera di cui parla potrebbe essere... il mondo, sì! Infatti, anche ho pensato la stessa cosa! Sto parlando della fine del mondo! L'umanità sarà distrutta! Sì, ed è per questo che da qui in avanti le pagine del libro sono bianche! Perché non chiediamo a Doraemon? Scappiamo con la macchina del tempo! Ma dove sarà Doraemon? Ha scelto proprio questo pomeriggio per andare a un appuntamento con una gattina! Presto, dobbiamo andare ad avvertire i nostri amici! Sì, sbrighiamoci, dai! Vado da questa parte, a dopo! Come? Che cosa hai detto? La fine del mondo! È tutto vero! Aveva persino previsto l'incidente di un autobus! È tutto scritto in questo libro! Ecco, guarda! Cosa? Aveva previsto il dirottamento? Nei minimi dettagli, è per questo che dobbiamo scappare. Su, sbrigati! Scusa un attimo, Suneo, tu non credi che sia un po' troppo presto per la fine del mondo? Cosa? E se invece per caso fosse vero, vorresti stare qui immobile ad aspettare? Beh, direi di no. E allora prepara qualcosa che dobbiamo andare. Che cosa devo preparare? Una borsa con dentro un po' di cibo, dell'acqua e dei fumetti da leggere quando saremo lì, chiaro? Scusa, lì dove sono io? Vedo che devo spiegarti proprio tutto, lì, in un'epoca sicura. Ci andremo con la macchina del tempo! Ah, ho capito, sì! Io vado, devo avvertire gli altri nostri amici, a dopo! D'accordo, io vado a prepararmi! Ah, mamma, mamma, senti! Una profezia? Alle profezie non ci credo. Sono coincidenze o interpretazioni sbagliate. Come fai a dirlo? Tanto per fare un esempio, come ti spieghi questo cielo cupo? Semplice. Granelli di sabbia nell'atmosfera. Granelli di sabbia? Sono particelle minuscole che vengono dalla Cina e i forti venti occidentali le portano fino in Giappone. È un fenomeno naturale piuttosto frequente da noi. È così? Sei tu che interpreti male le cose. Quello che c'è scritto qui è vero fino all'ultimo dettaglio. Volevo soltanto dire che a volte le profezie... Ah, ora basta, ho sentito abbastanza. Peggio per te. No, Nobita, aspetta. Addio, amico. Buona fortuna. Avanti, Doraemon, cosa aspetti a tornare a casa? Ci vediamo, Tama. Miau. Fatti sentire, a presto. Tu sparisci sempre quando c'è bisogno di te. È la fine del mondo, l'estinzione di tutta l'umanità. La soluzione è la macchina del tempo. Su, non avere fretta, Nobita, spiegati meglio. Allora, cosa? Si può sapere che ci fai con il mio diario? Non si va in giro a leggere i diari degli altri. Diario, hai detto? Ma scusa, non dirmi che quello è un diario. È un diario cifrato, certo. Sapevo che avresti cercato di leggerlo. Ma aspetta un secondo. Delusione nelle carte. Impossibile sfuggire al destino. Tristezza in mancanza di doni. Ta scompare nel nascondiglio. E per te questo sarebbe un diario. Carte si riferisce alle cartoline di auguri di Natale. Mancanza di doni significa che non ho ricevuto molti regali. Ta sta per Nobita, cioè te. E infine nascondiglio è il gioco del nascondino. Direi che è molto semplice. A Natale ho ricevuto poche cartoline e regali ed ero deluso. E noi due abbiamo giocato a nascondino, tutto qua.
E allora che cosa vorrebbe dire il gorilla ruba alla volpe un uccellino meccanico? Facile, vuol dire che quello scimmione di Gian ha rubato all'astuto Suneo un aeroplano telecomandato. Il gorilla ruba alla volpe un uccellino meccanico. E spiegami un po' questa invece. Ta apre la porta e tra i flutti lei affonda, cioè? Lei in questo caso si riferisce a Shizuka. Ta sei tu e la porta che hai usato è la Dokodemo porta con cui hai spiato la povera Shizuka che faceva il bagno nella vasca. E lei si è immersa. Che grande equivoco! Spero sia vero che oggi ci sarà la fine del mondo, Gian, altrimenti te la vedrai con me. Sì, mamma, purtroppo è vero, fidati. Io ho tanta paura, fratellone. No, non ti preoccupare, Jaiko, va tutto bene. Doraemon ci salverà. Svelto, Gian, dobbiamo sbrigarci. Bene, ma dove sono finiti tutti gli altri? Sono qui, dietro di noi, ho avvertito tutti quanti. Suneo, Gian! Eccoli, ciao, che arrivano. Siamo tutti sbrigati, qui. Shizuka! Ehi, aspetta un attimo, Doraemon. All'ultima pagina come la spieghi? I cieli cupi fanno adirare la donna. In questo giorno la sfera cesserà di esistere. Quanta tristezza. Si può sapere che cosa vuol dire? I cieli cupi sono una metafora. Una metafora di cosa? Dei voti bassi e cupi che prendi a scuola, no? È logico, mentre la donna di cui parlo è la mamma. E quindi la mamma si è adirata perché tu a scuola hai preso l'ennesimo voto basso. La sfera invece è la torta, che quel giorno era finita, cosa che mi aveva molto rattristato. Bene, ma allora mi vuoi spiegare perché dopo quella pagina il resto del diario è vuoto? Beh, non avevo più voglia di scrivere. Dopo un po' scrivere il diario diventa noioso. Come mai hai quel faccino triste e sconsolato, Nobita? Io non capisco che succede, c'è una folla immensa davanti alla porta di casa! La verità, tu ne sai qualcosa, torna Nobita. Subito! Nobita, cosa c'è? Aspetta, dove vai? Doraemon, devi spiegarlo a tutti, così si metteranno tranquilli e torneranno a casa, ti prego! Ma che cosa devo spiegare? Non ci capisco niente! No, è inutile, l'unica soluzione è distruggere completamente il mondo. Tira fuori il Chuski che ci serve. Si può sapere perché dovremmo distruggere il mondo? Nobita!